Ehi, hey, salve, come va? Benvenuti a Pensieri Sparsi. Quest'oggi, questo Pensieri Sparsi contiene un po' di cose, un po' di argomenti di cui volevo parlare, argomenti recenti e altre cose. Dunque, i temi principali di questo Pensieri Sparsi sono il New 3DS, Pokken Tournament, e una discussione su come è possibile odiare i giochi Nintendo. E il titolo è solo un po' per spronare la discussione, non è quello che pensate che sia. Però, comunque, partiamo dal New 3DS e il New 3DS XL, insomma. Sono nuovi modelli del 3DS sta che sono stati annunciati in un Direct Japan. E sono un po' diversi dagli altri, dalle altre revisioni che ha avuto il 3DS, perché il 3DS XL e il 2DS sono entrambi, hanno entrambi lo stesso hardware del 3DS standard, quindi di per sé, a parte il setup della console e la grandezza dello schermo, non cambia granché. Non, in sostanza, avendo un 3DS standard, non vi perdete nulla di essenziale, se non prendete questi nuovi modelli. Ora, il New 3DS sembra a me un cambiamento sostanziale invece. Non è una nuova console del tutto, perché, beh, non l'hanno annunciata alle 3 e non ci sono giochi. Più o meno non ci sono giochi esclusivamente per quello. In sostanza, avrò sicuro un'immagine mentre parlo di questo. La cosa più apparente diversa di questo New 3DS è il fatto che ha un control stick, un secondo stick che chiamano il C-Stick, come quello del GameCube, in alto vicino ai pulsanti. Ora, questo a prima vista mi sembra molto scomodo, devo dirlo. Mi sorprende il fatto che non abbiano messo Start e Select sotto come nel 3DS originale, e potevano mettere tranquillamente lo stick sotto, così rendendoli così davvero uguali al GameCube, uno in alto a sinistra e uno in basso a destra. Mi sorprende che non l'abbiano fatto in questo modo. Vabbè, Nintendo vuole sempre fare le cose a modo suo. E contiene diversi miglioramenti questo 3DS XL, tanto che l'ho paragonato da subito al Game Boy Color, perché ai tempi c'era il Game Boy e poi fecero il Game Boy Color, che ai giochi normali non dava nessun upgrade a parte appunto il colore, ma erano colori, per esempio Pokémon Rosso era interamente colorato di rosso, mentre era in bianco e nero sul Game Boy originale, o in verdognolo, come volete chiamarlo, il colore del Game Boy originale. Ma arrivarono tardi nella vita della serie Game Boy dei giochi che non funzionavano sul Game Boy Standard, ma che funzionavano soltanto sul Game Boy Color. Non so quanti ce ne fossero, che mi viene in mente adesso è probabilmente Pokémon Pinball e Pokémon Cristallo. Entrambi, se inseriti nel Game Boy normale, davano il messaggio a questo software è esclusivo per Game Boy Color, non potete giocarlo su un Game Boy normale. E questo nuovo modello mi ricorda appunto il Game Boy Color, perché proprio l'hardware cambia. Tipo, ho sentito dire che tipo la RAM raddoppia, il CPU è più potente, che influisce anche sull'efficacia della connessione internet, quanto regge e così via. Ha altre funzioni, per esempio la luminosità dello schermo si regola automaticamente con il luogo dove vi trovate. Il 3D è più avanzato, nel senso che lo vedete anche girando lo schermo a destra e a sinistra, non importa da che angolo lo guardate. Immagino che ci siano dei limiti, perché in pratica la camera del 3DS, del New 3DS vi segue il vostro volto. E quindi vi mostra sempre il 3D da dove vi trovate. Infrange un po' la privacy, eh? Non saprei. Poi boh, una cosa che supporta le schede SD, le mini SD, e le inserisce un po' come la scheda, la carta SIM di un cellulare, o di un iPhone. E
mi ricordo altre cose che ha. Ha spostato lo slot della cartuccia e lo slot del pennino. E ha questi, come dire, queste cover intercambiabili, per così dire. Un po' simile a un cellulare, insomma. Credo che stanno andando verso quella direzione, un po' per andare verso un design un po' più mainstream, cercare di non cedere al mercato dei cellulari, ma comunque trarne qualche vantaggio prendendo un esempio, nel senso, vendono già delle cover per iPhone con Yoshi e così via. Immagino che questa sia più o meno la stessa cosa. E appunto giocare a un gioco del 3DS normale con questo new 3DS non è che gli dà nuove feature, o forse in futuro magari, un po' come se vi ricordate Pokémon Bianco e Nero avevano, o forse era il 2, il sequel, comunque avevano funzioni extra se li giocavate su un DSi, e anche su un 3DS forse. E credo che in futuro magari faranno giochi simili. Ma è la prima volta che quando c'è una revisione simile, i giochi parlano di giochi esclusivi. Ora, mi è stato detto che i giochi esclusivi del New 3DS saranno solo le port di giochi per Wii. Non ne sono sicuro, non mi sono informato, quindi non sono sicuro per niente di questa cosa. Ma un gioco che hanno annunciato che è esclusivo del New 3DS è Xenoblade 3DS, che è una port dello Xenoblade per Wii. A prima vista sembrava molto lento, non sembrava granché, ma evidentemente per farci stare un gioco come Xenoblade sul 3DS serve quel boost al CPU per non ridurre ulteriormente la grafica ai minimi termini, immagino. Quindi di per sé non è essenziale. Immagino, a me sembra quasi che sia anche stato fatto apposta per Smash, perché aggiunge anche altri due tasti dorsali, ZL e ZR, e aggiunge questo secondo stick, lo chiama C-Stick proprio come quello del GameCube. Sembra fatto apposta per Smash. E essendo una persona che temeva che giocare con il 3DS sarebbe stato scomodo, è una bella cosa. Tuttavia non penso che lo prenderò perché intendo comunque prendere la versione per Wii U, e lì avrò già potrò già usare il controller che più mi garba, nella situazione. Quindi, non penso che farò un acquisto tanto per giocare a Smash 3DS per quei 3 mesi prima di attesa per la versione Wii U, 2 o 3 mesi. Imparerò a giocarci col 3DS normale e storia finita. Uscirà nel 2015, non è chiarito quando in Europa e America. Quindi, appunto, io credo che si fa prima a imparare a giocarci su un 3DS normale che imparare a giocare sul 3DS normale e poi rimparare di nuovo tutto da capo con questo new 3DS, anche se non è proprio da capo. In sostanza, che cambia, immagino che ci sono. Magari c'è un pulsante in più che è la presa, puoi ancora usare lo scudo con sia R che L e hai i quick smash con il C-Stick. Questi saranno i cambiamenti sostanziali. Per quanto riguarda il nome, non so se contribuirà a rendere più confusa la situazione o se le aiuterà in un certo senso, magari in America, perché quando un bambino dice a sua madre: "Mamma, mi compri il nuovo 3DS?" magari, boom! Il nuovo 3DS, anche, è proprio il nome del modello, no? È un po' come Apple usa le S e usa i numeri, no? Per indicare la sequenzialità dei suoi modelli. Lo so, a me generalmente questo nuovo modello sembra una buona idea. Sembra un miglioramento in tutto e per tutto rispetto al 3DS standard. E soprattutto un miglioramento non fondamentale. Posso immaginare che sia fastidioso per magari chi non ha un Wii o un Wii U, perché se fanno magari una port di un gioco per Wii che vi interessa parecchio, non potete giocarla se non avete questo nuovo modello. Non mi vengono in mente esempi, ma Xenoblade di per sé è già un buon esempio perché era un gioco molto acclamato. Chiaro, se mantiene quei 22 FPS, ok, sto sparando numeri a caso, che aveva durante questo Direct Japan Only, non lo vedo molto, non mi attrae molto, sinceramente. Però vabbè, così mi sembra un modello come un altro, che non fa male a nessuno, circa, per ora.
quando annunceranno che Pokémon Z sarà esclusiva a New 3DS, magari lì farà un po' male a qualcuno. E lì lo criticherò anch'io. Ma per ora non c'è danno, credo. Non c'è danno a chi possiede l'originale e c'è solo guadagno per chi lo compra, a parte i soldi, chiaramente. E questo è tutto quello che penso. Ho detto non mi piace quel brufoletto che c'è, che chiamano C-Stick. Io ho le mani piccole, quindi per me è perfetto, ma non so, uno con le mani più grandi, ma è molto prono a scivolare, trovo. Poi, Pokken Tournament. Che dire? È un fighter classico, un picchiaduro classico, che a me tendono a non piacere. Non... L'unico picchiaduro che mi piace è Smash, per la semplicità di esecuzione delle mosse. Non... Negli altri fighter io premo solo tasti a caso, non ho la pazienza di imparare le mosse di ogni personaggio. Soprattutto perché non sono uniche a sufficienza da interessarmi. E anche questo credo che per me sarà la stessa cosa. Se esce per Wii U, magari lo prenderò perché è Pokémon e perché magari è divertente per cazzeggiare un po' online. Ora come ora è solo un arcade exclusive in Giappone. Ma mi è stato detto che i picchiaduro funzionano così in Giappone: prima escono sugli arcade e poi hanno la loro uscita su console. E essendo Pokémon, le uniche console che vedo possibili sono il Wii U e il 3DS. E non lo so, può essere interessante se non si limitano a Pokémon di lotta, e mi sembra che hanno detto che non si limiteranno a quelli. Se usano anche Pokémon quadrupedi, se usano Pokémon di diverse dimensioni, può essere interessante se riescono a bilanciare il gioco anche con tutti questi tipi diversi di Pokémon e non renderli solo umanoidi. Il gameplay non mi piacerà sicuro, non lo so. Non so, non è che mi aspettavo chissà che quando ho visto quel... Boh, mi aspettavo un Battle Revolution 2, uno Stadium 3 quando hanno mostrato quel breve breve filmatino di Lucario contro Blaziken. Avrei preferito quello, sinceramente, però... dicevano tutti, girava da tanto quel nome Pokken, quindi... beh, è così. Immagino che uscirà magari verso la fine dell'anno prossimo su console. O estate forse, chi lo sa. Non ho davvero molto da dire. Spero che ci... Dovrebbero metterci Magikarp for the lulz. Io mi ricordo, mi sembra che era Tekken che avevano fatto un sondaggio per i personaggi da mettere in un nuovo gioco. E uno dei personaggi era un salmone. Proprio un pesce, un salmone. E non ha vinto il sondaggio, mi sembra che ha vinto una tipa poco vestita, come se c'era da aspettarsi altro, ma... Man, un salmone sarebbe stato fighissimo. Soprattutto se affronta quell'orso Kuma che c'è in Tekken. Non ho molto altro da dire su questo. E passiamo all'ultimo argomento che avrei voluto dedicargli il proprio pensieri sparsi, ma visto che già ci sono, tanto vale farlo. Come ho detto, com'è possibile odiare i giochi Nintendo? Ora, questa sembra la frase che viene esclamata da un fanboy di Nintendo, no? Ma il mio punto non è questo. Il mio punto è riflettere su quella frase che sento dire ogni tanto. Non mi piacciono i giochi Nintendo. Non ho interesse nei giochi Nintendo. E mi sembra strano, non perché è Nintendo, ma perché è come se io dicessi non mi piacciono i giochi di Sony. È una cosa che per me non ha mai avuto senso, non capisco perché. Perché se dici il nome di una compagnia, nome così ampio, in generale, non mi sembra molto... generalizza molto, diciamo, questo commento, e non ha senso. Perché qualunque compagnia così grande ha sempre varietà nel suo lineup di giochi. Quindi non capisco come può una persona non amare l'intero lineup di giochi che ha una compagnia. E mi chiedo come sia possibile. Cioè, Nintendo è la miglior compagnia per me, per i miei gusti, perché io sono una persona
che anche nei libri, film e così, non è tanto la storia che mi interessa, ma sono i personaggi, gli attori a fare una storia per me, non la storia in sé. E quindi le loro serie che sono basate su personaggi ricorrenti e familiari, per me, che uno che si affeziona ai personaggi, è la migliore per il mio carattere, il tipo di persona che sono, no? E è possibile odiare completamente questa concezione come gamer? È possibile. A volte mi succede, no? Di giocare a un gioco di Sony. Per esempio, ho provato NEC all'uscita sulla PS4 di un mio amico. Ho provato Little Big Planet e così via. E in un certo senso riesco a sentire che c'è qualcosa che non va, qualcosa che non manca qualcosa, ma non so che cos'è. Forse è quello, forse. Non lo so, è che non ho mai capito se questo commento viene da persone disinformate o da fanboy e basta. Questo commento non mi piacciono i giochi di tal compagnia. Non so come dire, non mi piacciono i. Capite? Se un regista, per esempio, ha uno stile che lo identifica, uno stile specifico, uno stile suo. Tutti i suoi film sono reskin dello stesso pensiero, della stessa linea di pensiero. Posso capire che possono non piacerti i film di una persona. O le canzoni di un cantautore. E non lo so. Capite? Però quella è una persona. Un cantante o un gruppo sono una, tre, quattro persone. Una compagnia sono centinaia e centinaia, forse anche migliaia di persone. Quindi come è possibile? Capite? Capisco che a Nintendo nella sua lineup mancano dei generi che sono ritenuti fondamentali al giorno d'oggi. Uno è l'FPS, ne ha, ma nessuno di calibro sufficiente, diciamo. Gli manca un FPS, gli manca un dark fantasy in quel senso, un mondo fantasy un po' più occidentale. E sono sicuro che gli mancano anche altri generi. E in generale non lo so. Non ho mai capito c'è un modo specifico con cui un'intera compagnia fa le cose? Sono stato vittima anch'io di questo, forse, quando ho giocato a Medieval e non mi è piaciuto. Quando ho giocato a Spyro, per esempio, io non sento niente. E è perché non sono cresciuto con PlayStation? È perché forse Nintendo mi ha abituato troppo bene, che trovo Spyro un platformer inferiore. Non lo so. Spyro poi non è propriamente PlayStation, non lo so. Non ho mai capito come è possibile generalizzare una cosa simile. Perché io non ho console di Microsoft di mio, ma non posso dire di odiare tutto quello che offrono. È solo questione di avere la console o no. Se qualcuno mi regalasse, per esempio, una PlayStation 4, io penso che ci sarebbero dei giochi che prenderei e apprezzerei. Ma non avendola, non è che ci sputo sopra, ma semplicemente rimango indifferente. Li ignoro, perché non ha senso rodere su Kingdom Hearts 3. Visto che già ci metterà tanto a uscire e poi non uscirà su una console di mia scelta. Vabbè, non tornerei indietro? Penso però. Vabbè, tutto sommato è stato un bene attaccare questo argomento a un altro pensiero sparsi, perché così nella mia mente molto più sviluppato e in sostanza non c'è molto da dire. Vabbè, se avete capito quello che intendevo, se mi interessano le vostre opinioni su questi tre argomenti. Vabbè, grazie dell'attenzione, al prossimo Pensieri Sparsi, una buona giornata.